Grazie dell'invito, ringrazio di questa possibilità di rivolgere un saluto, un incoraggiamento. Entro in questo convegno con molta discrezione perché ho visto i titoli delle relazioni e quindi sono intimorito dal livello della specializzazione degli interventi. E voglio dire due o tre parole. La prima parola che voglio dire è che la mia presenza qui, che era una presenza che vuol dire la partecipazione, il coinvolgimento della Chiesa locale, della Chiesa di Milano, in una vicenda come quella di contrastare l'HIV e di accompagnare le persone che hanno ricevuto questo virus, è il desiderio di un'alleanza, è la persuasione che la comunità scientifica e la società civile, con tutte le sue istituzioni e la comunità cristiana, hanno dimostrato in questi anni di essere impegnate insieme contro un nemico comune. La persuasione mia è che solo un'alleanza può contrastare la diffusione, contenere i danni, salvare vite e rendere possibile una vita degna anche a chi è infettato dal virus. La comunità scientifica, per quello che si può leggere nella stampa, nella comunicazione corrente, ha compiuto progressi impressionanti nel trovare le forme di contrasto, di contenimento e di tutto quello che può consentire una vita serena a tutti coloro che sono coinvolti in questo. E questo congresso presumo che porterà a condividere tante scienze, tanta tecnica, tante acquisizioni. Questo è l'aspetto scientifico, dunque la comunità scientifica ha compiuto progressi impressionanti. Quello che mi sconcerta però è leggere, non so, non sono uno specialista, ma è leggere notizie del tipo le infezioni HIV in Italia non calano. E quindi con tutto quello che si è fatto e si sta facendo, si registra che continua a diffondersi questo contagio e la maggioranza delle diagnosi conferma che è attribuibile a rapporti sessuali non protetti. Ora io da questa diagnosi, da questa informazione, ricavo proprio la urgenza di una alleanza che aggredisca il contagio attraverso un'opera di prevenzione e di educazione. Devo constatare che la semplice informazione, cioè di che cosa sia il virus e di come si trasmetta, non arriva a scoraggiare comportamenti che ne propiziano la diffusione. Queste statistiche sono impressionanti e, a mio modo di vedere, indicano questa necessità di un'opera educativa e non solo di una diffusione di informazioni. È in questo che la Chiesa che io rappresento si sente coinvolta, ad aiutare coloro che vivono le esperienze dell'età evolutiva, dell'età adulta, non solo a sapere di che cosa si tratta, non solo a sapere quali pericoli ci sono, ma a essere capaci di un comportamento che di una motivazione ad assumere comportamenti preventivi. E quindi questo è il primo punto che voglio sottoporre, questa necessità di un'alleanza che proprio perché ha cura delle persone mette in atto non solo tutta la scienza possibile, ma tutte le attenzioni educative possibili.
Secondo punto che voglio trattare, non per fare un elenco di cose, ma per dire l'atteggiamento della comunità cristiana, è che fin dall'inizio la comunità cristiana, da quando si è preso coscienza di questa presenza dell'HIV nel nostro territorio, la nostra Chiesa si è data da fare, ha espresso in molti modi quelle forme, da un lato, di solidarietà, di assistenza, di accoglienza, sia quando la malattia, il virus si rivelava mortale in tempi brevi, sia ora che grazie ai progressi della scienza consente una vita normale o comunque consente una condizione di vita efficiente e sostenibile. Ecco, quindi le comunità che sono state create per coloro che erano in una fase acuta e le forme di accompagnamento che sono sempre disponibili per quello che la comunità cristiana può fare, ecco, attestano queste due, tre cose. La prima è che i cristiani sono contrari ad ogni stigma che riduca una persona a un suo comportamento, sono contrari a ogni giudizio che bolli una persona per un tratto della sua vita o per una caratteristica della sua condizione di salute. Per la Chiesa conta la persona, conta sempre e soltanto l'integralità dell'essere umano. E quindi questo è un primo tratto che motiva a prendersi cura di coloro che ne hanno bisogno. Secondo tratto è che questo prendersi cura non è la compassione che lascia cadere un po' di elemosina, ma è l'organizzazione di un sistema comunitario che permette non solo di sentirsi assistiti, ma di sentirsi incoraggiati a trarre da sé tutte le risorse per essere attivi, per essere vivi, per essere una presenza costruttiva per la comunità e non soltanto utenti di servizi indotti a ripiegarsi su di sé. Questa attenzione si è caratterizzata nella vita della Chiesa di Milano con la costituzione di tante comunità, di alcune comunità secondo le risorse disponibili, spesso gestite da istituzioni religiose, spesso gestite da una presenza di volontari con impressionante ed edificante generosità. Una caratteristica della Chiesa ambrosiana è quella di sentire di dover far qualcosa non per soltanto il territorio di Milano, ma per dove poteva essere presente la Chiesa anche in altri paesi della terra. In particolare la fondazione, la gestione dell'ospedale di Chirundo che si trova in Zambia è nato propriamente ed è stato molto spesso complessivamente impegnato per l'assistenza ai malati di HIV in quel territorio, in una zona rurale dello Zambia con una diffusione epidemica del virus. Ecco, non soltanto all'assistenza ma a tutta l'opera educativa e ancora adesso che la gestione dell'ospedale è passata alle suore di Maria Bambina che operano ancora lì, la distribuzione dei farmaci trova lì un punto di riferimento provvidenziale per un territorio in cui ancora l'assistenza governativa non ha potuto organizzarsi. Quindi questa consapevolezza che questo HIV è un nemico non solo dei paesi benestanti, ma è veramente una piaga per i paesi più poveri, ha indotto molte riflessioni da parte nostra e un senso di responsabilità che naturalmente ha potuto creare una presenza simbolica, perché un ospedale, almeno questo ospedale che è stato sostenuto dalla diocesi di Milano, è una goccia in un oceano di necessità e di povertà.
realtà, però ecco, è soltanto un'espressione simbolica di una sensibilità che affronta la questione a diversi livelli, in diversi ambienti e con le possibilità che ci sono. L'ultima cosa che voglio dire è che la mia presenza qui vorrebbe essere semplicemente un saluto, vorrebbe essere un segno di incoraggiamento, una testimonianza anche di un'alleanza che si è creata e di cui la Chiesa ha cercato, in cui la Chiesa ha cercato di portare la sua parte, ma evidentemente il Vescovo porta anche una benedizione, cioè io sono venuto qui in nome di Dio, sono venuto qui per dire che vi incoraggio e aspetto, ecco, che la comunità scientifica, la comunità, la società civile, tutti insieme ci si impegni, ma ecco che la specificità del Vescovo è anche di dire da che parte sta Dio, perché questa è una domanda esigente per quelli che credono in Dio. E io sono qui a dire che Dio benedice il bene, che Dio benedice ed è alleato di coloro che si impegnano per sconfiggere il male e che questa deriva dell'immaginazione umana a proposito di Dio, come di un Dio che ti manda un qualche castigo per punirti di un qualche comportamento, è estranea, è totalmente estranea alla mentalità cristiana. Quindi la benedizione, questa espressione che io uso spesso, ma è soltanto un linguaggio un po' convenzionale per dire che Dio sta dalla parte sempre di tutti coloro che contrastano il male, che difendono la bellezza della vita umana, che si prendono cura di coloro che sono nella necessità. Ecco, la benedizione di Dio vuol dire quando tu ti impegni a fare il bene, se ti interroghi da che parte sta Dio, io ti posso assicurare, Dio è alleato di chi fa il bene. Ecco, quindi con questo voglio augurare buon lavoro a tutti, ribadisco che mi sta a cuore questa alleanza tra tutti coloro che hanno a cuore il bene comune, anche per contrastare la diffusione dell'HIV, ribadisco l'impegno della Chiesa di Milano per le cose che ho cercato di descrivere e in sostanza vi posso assicurare che Dio è alleato di quelli che fanno il bene.